100 anni della Società di Mutuo Soccorso di San Mariano. Questa è la sede del circolo e questi sono i ciclisti che partecipano a quello che è l'evento dei 100 anni della Società di Mutuo Soccorso di San Mariano e che ricordano attraverso un memorial, attraverso un incontro ciclistico. Un amico come era Giancarlo Baldacchini. Giancarlo Baldacchini era socio della società ciclistica della Testi Cicli, era un amico ed è scomparso alcuni anni fa, investito da una motocicletta mentre andava a fare un giro con la sua bici da strada. Sono 150 i partecipanti, arrivano dalle società dell'Umbria, amiche di Giancarlo Baldacchini, che hanno voglia di condividere questa passione insieme alla Testi Cicli di Matteo Testi per trascorrere un giorno insieme. Lui invece è Paolo con la moglie che gestisce da 15 anni il circolo di San Mariano. E beh, da San Mariano, da quello che era la società di mutuo soccorso, poi è nato tutto, la Pro Loco, è nata la settimana sammarianese, è nata l'associazione della pallavolo, è nata la società di pattinaggio, il judo, la squadra di calcio. Intorno alla società di mutuo soccorso ha ruotato un po' tutta l'attività culturale, sportiva, gastronomica di San Mariano. È un ricordo, ma deve essere una festa, una grande festa per tutti coloro che oggi hanno voluto partecipare a questo evento. No, ma questa sicuramente per noi è una tradizione di famiglia, perché dal 1933 che siamo nel settore delle biciclette, siamo qui a commemorare insieme alla Pro Loco qui di San Mariano, che devo ringraziare insieme all'assessore Braconi, e abbiamo fatto questa manifestazione per commemorare Giancarlo Baldacchini, che era un nostro iscritto, oltre che un caro amico, che tragicamente è scomparso con un incidente stradale. Lui in bicicletta e una moto l'ha travolto. Però questa si chiama vita e siamo qui, abbiamo voluto fare questo per onorarlo. E è una gran bella cosa, come famiglia noi ci siamo tutti, tutti, compreso anche i nipoti, perché è giusto che sia così. Senti, oggi è un po' una pace politica, eh? Oggi fate pace con la giunta, eh? Assolutamente pace politica, pace politica, anche perché ci sono cose molto molto più importanti del pensiero politico e questa ne è la dimostrazione. Allora, l'opposizione dice che oggi è pace politica perché c'è festa e credo che sia la festa bella. Con Franco ci abbiamo un buon rapporto. Ecco, è la festa un po' anche Sì, per San Mariano, per sì, sì, sì. ricordare amici che non ci sono. Vi siete impegnati anche come amministrazione comunale. Sì, buongiorno a tutti. Vi volevo ringraziare perché dopo il lockdown, questa è una delle prime manifestazioni importanti. Abbiamo fatto il possibile e speriamo che tutte le attività sportive riprendano il migliore dei modi. Questa è la prima, è una delle prime. I protocolli ci hanno permesso di fare tutto, anzi, sono stati molto restrittivi. Abbiamo fatto il possibile. Oggi è una giornata dedicata a Giancarlo, è una giornata dedicata a 100 anni del Circolo di San Mariano e per noi è una festa grande a San Mariano. Grazie. E insieme danno il via. Straordinaria questa situazione. Nemmeno a Brescello, tra Peppone e Don Camillo, poteva esserci una cosa di questo genere. Già, perché dovete sapere che Franco Testi è stato candidato di opposizione all'attuale maggioranza del comune di San Mariano. Eppure questa amicizia è nata all'interno dei banchi del Consiglio Comunale e esce fuori dal Consiglio Comunale insieme per organizzare una manifestazione di questo genere.
Oddio, Andrea Braconi non è molto portato per la bicicletta, lui è più un camminatore e siccome oggi c'è bici e trekking e lui parteciperà come assessore a quello che è il trekking e infatti insieme a Franco Testi danno il via a loro che faranno questa lunga camminata che li porterà fino a Solomeo e noi li seguiremo sia i ciclisti che i camminatori per raccontarvi questa giornata dei 100 anni